Decide di farsi chiamare Stalin, l'uomo d'acciaio. L'elettrificazione del paese. La fame è sconfitta. L'Unione Sovietica diventa una potenza industriale. Per noi Stalin era come Pietro il Grande. Ma il boom staliniano ha il suo prezzo. Milioni di morti. Milioni di schiavi costretti a lavorare nell'arcipelago Gulag, il sistema dei campi di lavoro di Stalin. Hanno arrestato papà. Ma non preoccuparti, lui non è un nemico del popolo. Lo libereranno presto. Mio padre non è più tornato. I sudditi dell'impero staliniano, però, vedono soltanto il mito. Per quasi 30 anni ha creato e dominato la Russia del socialismo reale. È stato l'autore di grandi opere, ma anche e soprattutto di terribili repressioni. Ha eliminato gli avversari, ha seminato il terrore nella popolazione e nella stessa fila del Partito Comunista. E però ha guidato l'Unione Sovietica alla vittoria militare contro l'esercito nazista e si è poi spartito il mondo con gli Stati Uniti, nel nuovo ordine dopo Yalta. E Joseph Stalin, detto anche Koba l'indomabile, una delle figure che più ha segnato il XX secolo, una figura controversa e per certi versi leggendaria, su cui aleggia il mistero e la segretezza, a cominciare dalla sua esatta data di nascita, una figura che oggi, dopo il crollo di quell'Unione Sovietica che egli aveva contribuito a creare, è finalmente possibile raccontare con documenti e testimonianze inedite. Così ama vedersi, un eroe del cinema nella parte del padre dell'Unione Sovietica, del condottiero, di colui che ha sconfitto Adolf Hitler. L'autocelebrazione di colui che ha fatto dell'Unione Sovietica una potenza mondiale, un dittatore che rimarrà al potere per quasi 30 anni. Il culto della sua persona segnerà un'intera generazione. È Joseph Stalin. Nella storia moderna, nessuno meglio di lui è riuscito a nascondere la realtà della propria anima dietro l'immagine diffusa dalla propaganda. Il suolo dell'ex Unione Sovietica è disseminato delle sue vittime. Più di 20 milioni di persone, condannati ai lavori forzati, esiliati, deportati, ridotti alla fame. Stalin ha terrorizzato il suo popolo per un quarto di secolo, fino alla sua morte, il 5 marzo 1953. Eppure il popolo che egli ha oppresso ora lo piange. Beh, quello per me fu un momento di grande disperazione. Pensavo che sarebbe peggiorato tutto. Mai nella storia sono state versate così tante lacrime per la morte di un tiranno. Non c'è famiglia che non abbia avuto a che fare con il terrore stalinista. Tanti stretti per causa sua, davvero tanti. È una cosa che non so spiegarmi. Ancora oggi non riesco a capire il motivo. Ma anch'io quel giorno ho pianto.
Sì. Sì, ho pianto. Le sirene di tutto il mondo comunista suonano per alcuni minuti. È l'ultima apparizione del mito, o forse solo l'ultima illusione. Quello che io e altri come me in quei giorni rimpiangevamo non era il vero Stalin. Era il mito Stalin, la fiaba Stalin. Per anni i cittadini sovietici hanno ignorato quello che accadeva di notte dietro le mura del Cremlino, sulla scrivania di Stalin. Stalin impartiva ordini che erano sentenze di morte. Per ogni singolo distretto amministrativo c'erano gli elenchi delle persone da fucilare e di quelle da deportare nei lager. 366 liste della morte, firmate con la penna rossa da Stalin in persona. 44.000 nomi. A volte il dittatore ne cancella uno. È la salvezza. In Unione Sovietica non c'erano pene di cui Stalin non fosse a conoscenza. La gente gli scriveva pensando, se Stalin l'avesse saputo, non sarebbe andata così. Il mito, Stalin amico del popolo, specie dei bambini che gli portano fiori, la sua scena preferita. Tutte quelle foto in cui posa insieme ai bambini sono tipiche di una persona spietata. Anche altri dittatori sanno quanto sia efficace l'immagine di bimbi che porgono loro dei fiori. C'era la carezza di rito sulla testa, poi però lasciava tutto al caso, all'improvvisazione. Tutto ha inizio con questa foto di Engelzina Markizova, figlia di un funzionario di partito della Kirghizia. È il gennaio 1936. Stalin, nei panni del grande amico di artisti, scrittori e simili, lo conoscevano tutti. Ma Stalin con me, che si presentava come il migliore amico dei bambini, quella era una novità. Ora c'era anche la testimonianza visiva che Stalin amava i bambini. Quell'immagine era dappertutto, la vedevi veramente ovunque. Qualche tempo dopo venne nella mia città uno scultore di nome Lavrov e fece una statua che raffigurava una bambina tra le braccia di Stalin. C'era una scritta: «Grazie, compagno Stalin, per la nostra infanzia felice». Meraviglioso. Ma anche dietro questa immagine si nasconde l'altro volto di Stalin, un volto che si mostra per quello che è l'11 dicembre 1937. Come di consueto, Engelzina torna a casa da scuola. Mia madre mi salutò e mi disse: «Hanno arrestato papà. Ma non preoccuparti, lui non è un nemico del popolo, lo libereranno presto. Mio padre non è più tornato». Accusato di essere una spia dei giapponesi dagli sgherri di Stalin, il commissario del popolo Markizov viene fucilato. Lì ebbe fine la mia vita serena, la mia infanzia felice. Stalin, il dio rosso. Un tempo le sue statue vigilavano in ogni villaggio. Oggi l'arte dei soviet giace impolverata in ripostigli e sottoscala, nascosta, dimenticata, ricercata solo dai collezionisti di stranezze e chincaglierie. Mosca, Teatro Bolshoi, 21 dicembre 1949. Stalin festeggia 70 anni. Stalin salì sul palco e
Mi creda. La sala tremò. Il pubblico era come impazzito. Sembravamo degli invasati. Tutti urlavano. Urlavamo in coro. Padre amatissimo. Padre amatissimo. Proprio così. Sono mesi che l'Unione Sovietica si prepara a questa ricorrenza. È l'apice del culto di Stalin. Il giorno della festa per il compleanno andammo al Bolshoi. Tutto si svolse come da copione. Noi pionieri entrammo in scena marciando, cantammo delle canzoni e recitammo poesie che avevamo provato infinite volte. Stalin ormai era considerato un vero e proprio dio. Era quella l'idea che ci veniva inculcata, a noi bambini. Un'idea che mi ha accompagnato per tutta l'infanzia. La Georgia, una terra inospitale ai piedi del Caucaso. È qui che nasce Iosef Vissarionovich Zugashvili Stalin. La data di nascita, però, è un mistero. Secondo il registro dell'anagrafe, sarebbe il 18 dicembre 1878. Secondo altri, il 6 dicembre. Secondo lo stesso Stalin, il 21 dicembre 1879. Stalin faceva di tutto per confondere le tracce e complicare le cose a chi volesse studiare il primo periodo della sua vita. Cambiò la data di nascita e di morte di suo padre, così come le date della propria biografia. La casa natale a Gori è meta di pellegrinaggio. Negli anni 30 vi viene edificato persino un tempio. I visitatori, tuttavia, ignorano che la vita in quella casetta era un inferno. Il padre, calzolaio, è alcolizzato e picchia suo figlio tutti i giorni. La madre, una donna forte e devota, spedisce Iosef in una scuola di religiosi. Al centro della fila, in alto, il giovane Stalin. Una foto di Hitler da giovane, stessa espressione sicura di sé. Anche lui è al centro della fila più in alto. Una coincidenza? Quattromila chilometri da Braunau, luogo natale di Hitler. Stalin, figlio affettuoso. Un altro falso. Non appena Stalin viene a sapere che si sta girando un documentario sulla madre, ordina l'immediata interruzione delle riprese. Rimane solo questo frammento, senza sonoro. Negli ultimi 40 anni di vita della madre, Stalin andrà a trovarla soltanto una volta. I rapporti di Stalin con sua madre erano pessimi. Certe volte, anche in presenza di altri funzionari, la definiva quella vecchia bagascia. I funerali della madre nella capitale della Georgia, Tbilisi, nel 1937. Stalin invia una corona. Neanche in questa circostanza andrà da lei. Forse perché Stalin non può ingannare sua madre, l'unica che lo conosca davvero. La madre di Stalin era tutt'altro che stupida. Quando era all'apice del potere, lei non aveva alcun timore a dirgli: «È un peccato che non ti sia fatto prete». Glielo disse davvero, e la trovo un'osservazione molto acuta. La madre manda il figlio 14enne in un seminario a Tbilisi. Vi resterà 3 anni. Ma Stalin, verso i suoi insegnanti religiosi, nutre solo disprezzo.
ha scoperto i testi marxisti che diventeranno il suo nuovo Vangelo. Stalin imparò molto bene anche un'altra cosa, che la religione, che egli voleva combattere e distruggere, doveva essere sostituita con qualcos'altro, soprattutto per il popolo russo. Il popolo russo ha bisogno della fede, ha bisogno di uno zar e di una patria. Il popolo crede al potere delle icone, delle immagini sacre. Sono appese in ogni casa russa. 30 anni dopo essere uscito dal seminario, Stalin fa distruggere queste immagini. Il nuovo sovrano della Russia è lui. D'ora in avanti, in ogni casa, ci sarà il suo ritratto. Ci fu una sostituzione delle icone. Era inevitabile. Su di esse poggiava il vecchio sistema di potere e anche la fede religiosa. Per fare spazio alla nuova fede, Stalin fa saltare in aria le chiese. Il dittatore non tollera altri dei all'infuori di lui. Il giorno del compleanno ufficiale del nuovo Dio Rosso, le masse si recano in pellegrinaggio nei nuovi templi. I musei Stalin, con le loro icone, le scene della vita del dittatore. La carriera di Stalin inizia all'osservatorio astronomico di Tbilisi come meteorologo. È il suo unico lavoro da borghese e durerà per 2 anni. Deve controllare i dati raccolti dai colleghi. La sua firma, Zugashvili. Ma il lavoro è solo una copertura. Il giovane rivoluzionario vuole sovvertire la società. La Russia zarista è un gigante con i piedi d'argilla. Governata per 3 secoli dalla dinastia dei Romanov e sfruttata da una nobiltà oziosa e parassita. Una nobiltà che danza sull'orlo di un vulcano. La Russia è una polveriera. Anche a Tbilisi scoppiano sommosse. Per ora, però, la polizia zarista si rivela più forte. Zugashvili viene arrestato come sobillatore. La sua scheda segnaletica. Decide di farsi chiamare Stalin, l'uomo d'acciaio. Stalin viene mandato al confino. Nei 20 anni che precedono la rivoluzione, vi tornerà per altre 5 volte. Solvicegodsk, tipica destinazione di confino all'estremo nord della Russia. Stalin si sistema presso questa signora, Maria Kusakova. Queste riprese sono state effettuate 25 anni dopo. L'esule può avere contatti con i compagni, scrivere lettere. Ha anche tempo per le relazioni amorose. Il figlio illegittimo avuto con la sua padrona di casa è uno dei segreti meglio custoditi dell'era staliniana. Per la prima volta ne parla oggi il nipote di Stalin. Mio padre mi ha raccontato che la moglie di Stalin lo andava spesso a trovare e che parlava con lui. Una volta disse a mio padre: «So che Iosif Vissarionovich ha un figlio e che quello sei tu». Maria Kuzakova con il figlio illegittimo di Stalin, Konstantin, e il nipote Vladimir. Con l'aiuto del padre, il figlio segreto arriva fino al comitato centrale. Alcuni anni fa sono andato con mia moglie a Solvicegodsk e ho visitato per la prima volta la casa dove mio padre è nato e cresciuto. Mi hanno anche fatto vedere la culla di cui mio padre mi parlava e nella quale Stalin lo dondolava. Il neopapà alla fine riesce a fuggire, confondendosi con i normali viaggiatori sotto gli occhi della polizia zarista. Un mistero ancora oggi irrisolto, fonte di tante illazioni. Stalin riuscì a fuggire con una facilità incredibile. Gli agenti riferirono che aveva preparato la fuga. Sapevano addirittura che strada avrebbe fatto e che mezzi avrebbe usato. Era come se lo Stato avesse deciso di guardare da un'altra parte. Vollero dargli la possibilità di scappare.
Scopo della fuga: raggiungere Lenin. A differenza di Stalin, il leader della rivoluzione russa vive in esilio. Compagno di battaglia di Lenin, uno dei pilastri su cui si regge il mito di Stalin. Nei film dell'epoca staliniana, Stalin è l'unico sul quale Lenin può fare affidamento all'epoca della rivoluzione. San Pietroburgo, 1917. Lo zar è rovesciato, ma la neonata democrazia russa deve fare i conti con Lenin, l'agitatore. Eppure non esiste neanche una foto di questo periodo che ritragga Stalin, il sedicente compagno di lotta più fidato. Nella rivoluzione d'ottobre, Stalin svolse un ruolo insignificante. È completamente assente dagli eventi decisivi del golpe dell'ottobre del 17. Non c'è mai. Stalin, il rivoluzionario nei panni dell'eroe del grande schermo. Lenin e Stalin preparano insieme la rivolta, ma solo nelle sceneggiature cinematografiche. La sera della rivoluzione, il 25 ottobre 1917, c'era un tè nell'appartamento della famiglia della sua fidanzata. Stalin passò la serata a bere tè, raccontando aneddoti divertenti e barzellette georgiane. Fu così che trascorse quella serata. Fuori, intanto, i soldati bolscevichi assaltano il Palazzo d'Inverno, la sede del governo russo in carica. Queste immagini sono una ricostruzione. È l'inizio di 70 anni di dittatura comunista. Quella che viene rappresentata nei film, nelle arti figurative, nella poesia, nella prosa, mi riferisco alla teoria dei due leader della rivoluzione, è tutta un'invenzione. Stalin non ebbe mai un ruolo così determinante. Il dittatore provvede a riscrivere la storia a uso e consumo del grande schermo. Ovunque ci sia Lenin, Stalin compare sempre al suo fianco. Le riprese originali dei funerali di Lenin nel 1924. La prima apparizione di Stalin davanti alle cineprese. Prima di morire, Lenin ha preso le distanze da Stalin, del quale critica il carattere rozzo e brutale. A Lenin sarebbe piaciuto allontanarlo dai vertici del potere, ma gli altri rivoluzionari considerano Stalin un utile burocrate a cui affidare il lavoro sporco. Nessuno si preoccupava molto di Stalin, ecco perché non dettero molto peso al testamento di Lenin, in cui si diceva chiaramente che Stalin doveva essere destituito dalla carica di segretario generale e destinato ad altro incarico. Gli eredi di Lenin non rispettano le sue ultime volontà. Stalin viene confermato segretario generale, una decisione di cui si pentiranno amaramente. A salvare Stalin fu proprio il fatto di essere considerato un mediocre dalla cerchia intorno a Lenin. Erano tutte persone più intelligenti e dotate di lui. E nessuno vedeva in Stalin una figura politica di primo piano. Visti da fuori, sembrano tutti possibili eredi di Lenin. Il 45enne Stalin sembra quasi essersi accodato a loro. I clamori della ribalta sono ancora lontani. Quando Stalin salì al potere, nelle apparizioni in pubblico era impacciato nei movimenti e incapace di parlare, e infatti si teneva in disparte. Immagini finite nell'armadio dei veleni. Uno Stalin scalpitante, relegato ai margini dell'inquadratura, abbraccia il rivale Bukharin e applaude addirittura al discorso del suo nemico giurato Trotsky. Fu un attore, Kudryavtsev, ad insegnargli a parlare. Gli insegnò come misurarle, come pronunciarle con convinzione. Gli mostrò come doveva essere l'eloquio di un capo, le regole da seguire. In pratica era l'esatto contrario di Hitler.
Hitler urlava, gesticolava. La sua efficacia si basava anche su questo. Ma quell'attore, Kutryavstev, la pensava diversamente. Secondo lui, Stalin sarebbe risultato più efficace se avesse parlato lentamente, con un tono misurato. Eccolo il nuovo Stalin. Sicuro di sé, tranquillo, pacato. Un maestro per il suo popolo. Un discorso al Teatro Bolshoi sul suo argomento preferito, Lenin. Amate la verità e la schiettezza, come faceva Lenin. I suoi discorsi vengono incisi su disco. Venduti in milioni di copie, propagano il mito del capo fin nei villaggi più sperduti dell'Unione Sovietica. E il capo si incarica di consegnare personalmente i grammofoni ai compagni più meritevoli. Come Hitler, anche Stalin è consapevole della potenza dei mezzi di comunicazione. Stalin e le donne, un altro mito del culto di Stalin. A milioni di donne il capo sottrarrà i mariti, i figli, e milioni ne farà uccidere. Proprio come l'altro dittatore. Al contrario del Führer, però, Stalin è sposato. La tomba di Katarina Svanitze, la prima moglie di Stalin, il suo amore di gioventù. Katarina muore di tubercolosi nel 1907, dopo 3 anni di matrimonio. Pur non avendola vista spesso, Stalin partecipa ai suoi funerali a Tbilisi. Katarina morì perché Stalin aveva dato tutto il denaro che aveva al partito. All'epoca lui era un fervente rivoluzionario, lo definivano la gamba sinistra di Lenin. Non si prese affatto cura della moglie, che alla fine morì lasciandolo solo. Qualche anno dopo al Cremlino c'è un'altra sposa, Nadezhda Allilujeva. Adolescente sposa Stalin nel 1917. Nadezhda è una fervente comunista. All'esterno, però, non trapela nulla della vita dei coniugi al Cremlino. Dal matrimonio nascono 2 figli, Vassili e Svetlana. Anche Nadezhda vede suo marito molto di rado. In 15 anni di matrimonio esistono solo 2 foto che li ritraggono insieme. La foto con la Rolls Royce. Ecco, davanti c'è Stalin con l'autista. Dietro, rannicchiata, la giovane moglie, tutta sola. Riflette la loro situazione. Lei è lontana da lui, è molto sola. Nadezhda fugge dalla gabbia dorata del Cremlino. Desidera trovare la sua strada come donna sovietica. A 30 anni si iscrive all'Accademia di Ingegneria di Mosca. Tutti gli studenti che venivano dai villaggi russi e frequentavano i corsi con lei le raccontavano la terribile povertà e la fame che affliggevano la campagna. Nadezhda, arrabbiatissima, riferì la cosa al marito. Quegli studenti sparirono, furono uccisi tutti. Nadezhda cercò di parlargliene, ma come risposta ebbe solo dei violenti accessi di collera. Stalin non era un semplice marito, era un tipico marito dell'Est, che non ammetteva che la moglie la pensasse diversamente da lui. Il fatto che lei avesse un'altra opinione per lui equivaleva al tradimento. Tra le mura domestiche di casa Stalin, la realtà sovietica ha un effetto dirompente. Un testimone sentì Nadezhda che gli diceva: «Hai tormentato tutti, tormenti menti il popolo». 7 novembre 1932, 15° anniversario della rivoluzione d'ottobre. La bellezza di facciata del comunismo, il mondo sano di Joseph Stalin.
Mentre a Mosca la gente balla, nelle campagne milioni di russi patiscono la fame. La sera c'è un ricevimento di gala al Cremlino. Una festa gioiosa per l'élite del partito. Lontani da occhi indiscreti, i coniugi Stalin litigano. Quella sera a tavola lui si comportò malissimo con lei, le tirava palline di mollica di pane e la offendeva davanti a tutti, tanto che a un certo punto la moglie del ministro della difesa, Voroshilov, disse al marito: andiamocene, oggi il capo non è dell'umore giusto. Stalin era molto aggressivo e alla fine anche la moglie si alzò e se ne andò. Nadezhda abbandona la festa, è disperata. Per lei la situazione è diventata ormai insostenibile. Quello che succede dopo non è ancora del tutto chiaro. Quello che è certo è che si sente uno sparo. L'ha uccisa Stalin. Non importa se con le sue mani o con quella che per la giurisprudenza è istigazione al suicidio. Anche se probabilmente quest'ultima è l'ipotesi più verosimile. Come sia morta la moglie di Stalin resta un mistero. La versione ufficiale parla di appendicite. Quando la vide nella bara, Stalin fece un gesto come per allontanarla e disse: se n'è andata da nemica. Oggi, col senno di poi, penso che alludesse al fatto che Nadezhda lo aveva capito intimamente e che lui non era affatto quello che voleva far credere. I sudditi dell'impero staliniano, però, vedono soltanto il mito e lo celebrano. In ogni casa, il primo brindisi era sempre in onore del compagno Josef Vissarionovich Stalin. Ma a quei tempi, anche nelle scuole, gli alunni cantavano inni su di lui e imparavano poesie dedicate a Stalin. Если по трудной дороге идешь, знай, ты идешь не один, а вдвоем. Имя заветное в сердце твоем. A metà degli anni 30, Stalin compie il miracolo. L'elettrificazione del paese. La fame è sconfitta. L'Unione Sovietica diventa una potenza industriale. Ma il boom staliniano ha il suo prezzo. Milioni di morti, milioni di schiavi costretti a lavorare nell'arcipelago Gulag, il sistema dei campi di lavoro di Stalin. La loro miseria è indescrivibile. E ancora oggi nessuno può dire il numero esatto delle vittime. La propaganda nelle sale cinematografiche. Il messaggio. Nella terra dei Soviet non accade nulla che non sia stato ideato dal Grande Padre. Stalin, intanto, progetta la sua città, Stalingrado. Qui metta dei bei giardini. E qui costruisca delle abitazioni. A Mosca, invece, sorgerà la più grande opera architettonica del mondo, il Palazzo dei Soviet. In cima una statua di Lenin, alta 30 metri. In quel periodo eravamo tutti convinti, mi riferisco ad amici e colleghi di lavoro, che Stalin fosse uno statista geniale, uno che non sbagliava mai, uno che dal nulla stava trasformando il nostro paese in una potenza mondiale. La metropolitana di Mosca, il vanto di un popolo intero, costruita come un palazzo principesco con marmi e stucchi. Lo stesso Stalin, inaugurazione. Per noi Stalin era come Pietro il Grande. Dicevamo, è come Pietro il Grande, la rivoluzione industriale, la rivoluzione culturale. Noi donne, ricordiamo e sappiamo che la nostra nuova...
счастливой жизни мы обязаны партии большевиков, партии Ленина, Сталина и героя героев, тому, кто ведет нас от победы к победам, тому, кто завоевал нашу бесконечную любовь и преданность великому родному Сталину. Pensavamo di aver realizzato un nuovo mondo, un uomo nuovo. Alla fine degli anni 30, Stalin è diventato un mito. Il suo nome suscita reverenza e venerazione. Ma la maggior parte dei sovietici ignora il vero volto di Stalin. Solo pochi eletti hanno la possibilità di vederlo da vicino. Ad un certo punto vedo arrivare un gruppetto di persone con al centro un uomo di corporatura molto piccola. Guardo meglio, cercando di capire chi fosse mai. Alla fine mi resi conto che si trattava proprio di Stalin. Aveva il viso butterato e le spalle molto strette, mentre nei ritratti appariva sempre con due spalle belle larghe, una figura imponente. La finzione come realtà. Il realismo socialista. Dagli atelier dei pittori non esce nulla che non abbia l'approvazione di Stalin. E anche i cineoperatori devono seguire precise direttive. Stalin aveva il doppio mento e lo sapeva. Quando lo riprendevamo, si preoccupava di tenere il mento tirato, per cui aveva sempre questo sguardo un po' così. Quando però se ne dimenticava e stava più rilassato, il doppio mento si vedeva. In quei casi, le immagini venivano scartate. Stalin si vedeva così, come il suo alter ego, l'attore Mikhail Gelovani. E Gelovani recitava soltanto un ruolo, quello di Stalin. L'interpretazione di Gelovani nel ruolo di Stalin era così straordinaria che una volta lo stesso Stalin, vedendolo in un film, credette di essere lui sullo schermo. L'importante era che sul grande schermo apparisse espressivo e convincente. Stalin voleva essere visto e riconosciuto da tutti come un dio, un condottiero. Era tipico di Stalin. Il primo ad adorare questi film è lui stesso. Il suo film preferito, Volga Volga. Stalin vedeva molto spesso quel film. Dopo una riunione, quando era stanco, diceva: «Vediamoci Volga Volga». Stalin invia una copia di Volga Volga anche al presidente Roosevelt. Ma la Casa Bianca sospetta che la pellicola nasconda qualche messaggio nascosto. In realtà l'intento del regista Aleksandrov è uno solo: esaltare la vita serena dei sovietici. L'attrice preferita di Stalin era sicuramente la Orlova. Una volta ad un ricevimento disse al regista Aleksandrov: «Stia molto attento con la Orlova. Se non vuole finire fucilato, non la tratti male». Ovviamente era una battuta, ma una di quelle battute che ti danno il sudore freddo. Nel paese del dittatore, la battuta di Stalin diventa dura realtà. Ogni giorno, treni merci portano migliaia di deportati nei gulag, i campi di prigionia. Ben pochi riusciranno a fare ritorno. Eppure il mito di Stalin sopravvive anche nei gulag. Durante il viaggio c'era uno che cantava: «Non conosco altro paese al mondo dove il cuore dell'uomo batta più libero». Era, come dire, leggermente ridicolo. Musica.
una canzone molto popolare, la cantavano tutti, anche noi. Ci entusiasmavamo a cantarla, era la nostra vita, la nostra speranza. Giugno 1941, Operazione Barbarossa. L'avanzata di Hitler sembra inarrestabile. Alla fine di ottobre del 41, le armate tedesche sono alle porte di Mosca. Novembre 1941. All'alba, nonostante la gravità della situazione, nella città assediata si tiene ugualmente la parata per l'anniversario della rivoluzione d'ottobre. Il messaggio di Stalin al mondo è chiaro: Mosca non cadrà. Ma nei cinegiornali il grande assente è proprio lui, Stalin. Verso le 8 di mattina, quando siamo arrivati sulla Piazza Rossa, la parata era già praticamente finita. Ce ne restammo lì, tutti contriti, anche se la colpa non era nostra. La parata è stata anticipata per motivi di sicurezza, ma qualcuno si è dimenticato di avvertire i cineoperatori. Nel pomeriggio Stalin convoca al Cremlino la sua troupe cinematografica. C'era un salone molto grande. Furono aperte le finestre in modo che si vedesse la condensa prodotta dal respiro. Fu montata una piccola parte della tribuna. Vennero piazzati i microfoni. Il leggendario discorso sulla Piazza Rossa, un montaggio cinematografico. In tutto il mondo viene diffusa una registrazione effettuata in realtà negli studi del Cremlino. In Russia, comunque, tutti ascoltano questo discorso, soprattutto i soldati al fronte. Arrivò il radiotelegrafista dal bunker. C'è Stalin che parla. Accorremmo tutti. La ricezione non era un granché, ma era sicuramente la sua voce. Parlava da Mosca, dalla capitale assediata. Stalin compie un'inversione di marcia. Fa appello al patriottismo russo, allo spirito di Aleksandr Nevskij, alle grandi vittorie dell'epoca zarista. In quel momento provai per lui affetto e gratitudine. Dicembre 1941. Le truppe di Stalin ottengono la loro prima vittoria. L'attacco tedesco contro Mosca viene respinto. Stalin si ritrae dalle luci della ribalta. Si ritira dietro le quinte, nella sua dacia a Kuntsevo, vicino Mosca. Lo Stalin stratega militare non ha bisogno di comparire nei cinegiornali. Il suo mito è molto più forte. Stalin tornerà a mostrarsi al suo popolo solo a guerra finita. Mosca, 25 giugno 1945. Il vincitore, con l'uniforme da generalissimo. Finita la guerra da vincitore, ovviamente Stalin divenne un dio, un eroe, un uomo per il quale il popolo era andato a combattere a Berlino, a Königsberg, in mezza Europa. Fu un periodo indimenticabile. Stalin, il vincitore, si reca a Berlino. Un evento senza precedenti, messo in scena dal regista preferito di Stalin, Mikhail Ciaureli. Alla prima è presente l'intero Politburo. La proiezione era iniziata. Mio padre era seduto in fondo alla sala. Lo sguardo di tutti, naturalmente, era rivolto verso lo schermo. Mio padre invece guardava Stalin, studiandone le reazioni. Per lui era una questione di vita o di morte. Quando arrivò la scena in cui Stalin scende dal grande aeroplano e l'intera Berlino si inginocchia di fronte a lui, Stalin sollevare lentamente una mano e asciugarsi le lacrime. Solo allora tirò un sospiro di sollievo e pensò: sono salvo, sono salvo. Cadauci.
A Stalin il film piacque moltissimo. Al termine della proiezione si avvicinò a mio padre, gli batté una mano sulla spalla e gli disse: «Bravo, giovanotto, bravo!» Poi, con una punta di rammarico, aggiunse: «Magari fossi andato veramente a Berlino!» Alla parata degli alleati a Berlino c'è anche qualcun altro, il generale Zhukov. Presto però Zhukov cadrà in disgrazia. Le decorazioni che ha sul petto spettano al suo capo. Era Stalin che aveva vinto la guerra e per questo Stalin rimosse Zhukov proprio perché la gente associava la vittoria con Zhukov e non con lui. Stalin arriva solo fino a Potsdam, dove però si decide la spartizione del mondo. È all'apice del suo potere. Ma è un uomo che ha paura. Come sempre, per tornare a Mosca, usa il suo treno speciale. Migliaia di chilometri di rotaie vengono transennati, blindati. Stalin aveva uno spiccato istinto di autoconservazione. Si potrebbe parlare per ore del suo apparato di sicurezza, del treno speciale, delle auto blindate. Ogni minimo particolare veniva curato in modo che nessuno potesse avvicinarsi. Un dittatore solo. Kuntsevo, la sua cosiddetta dacia, in realtà un palazzo protetto da una rigida sorveglianza a 12 minuti di macchina dal Cremlino. L'accesso è consentito solo a pochi eletti. Negli ultimi anni della sua vita, la famiglia praticamente non esiste più. I due figli nati dal matrimonio con Nadiezhda, Vasilij e Svetlana. Vasilij, un giovane di indole irascibile, nonostante abbia abbandonato gli studi, fa una carriera folgorante come pilota militare. Il padre, ingombrante e lontano, fa promuovere il figlio, che diventa il più giovane generale delle forze armate sovietiche. Vasilij ha sempre avuto paura del padre. Aveva paura di lui da bambino e continuava ad averla anche quando era generale dell'aeronautica, carico di decorazioni e onorificenze. La paura del padre lo faceva letteralmente tremare. Era una cosa orribile. Non c'era nessuna affinità, nessuna vicinanza, niente. Vasilij iniziò a bere. Per me è duro parlarne. Si stava distruggendo. Ci fu una parata dell'aeronautica militare. Stalin arrivò un po' in ritardo. A comandare la parata era suo figlio Vasilij. Non dico che fosse ubriaco, ma qualche bicchierino se l'era fatto sicuramente. In mano aveva una bandiera e ovviamente questo peggiorava le cose. Per i genitori è una preoccupazione quando un figlio si riduce a quel modo. Una grande preoccupazione. Da questo punto di vista, non potevo non compatire Stalin. Odiato e temuto dai commilitoni, Vasilij Stalin non viene cacciato dalle forze armate solo perché è figlio di suo padre. Una volta eravamo insieme e Vasilij tracannava un bicchiere dietro l'altro, non smetteva più. A un certo punto gli dissi: «Adesso basta, Vasha, smettila». Lui tirò fuori la pistola che aveva sempre con sé e rispose: «Ho solo due alternative. Una è la pistola, l'altra è il bicchiere. Io vivrò solo finché vivrà mio padre». La preferita di Stalin, la figlia Svetlana. L'unica persona con cui abbia rapporti di confidenza. Lui la chiama la mia governante. Solo lei può dargli degli ordini. Sì, ero la sua prediletta, anche perché a scuola, fino all'età di 16 anni, non gli ho dato nessuna preoccupazione. E questo lo rendeva molto felice. Crescendo però anche Svetlana cominciò a dargli qualche pensiero. Non gli dava retta, non lo ascoltava.
Divorziò dal marito e Stalin non vide mai uno dei suoi nipoti. Stalin, questo è il messaggio della propaganda, è dedito anima e corpo al popolo. Recita uno slogan. Al Cremlino le luci sono accese. Il compagno Stalin ancora non va a dormire. All'illuminazione provvedono i servizi segreti. Solo lo Stalin cinematografico continua ad essere onnipresente. Al Cremlino riceve il popolo che lo acclama. Il ruolo che preferisce è quello della persona modesta. Ti ringrazio. Grazie. Anche a nome della patria. Il vero Stalin, chiuso nella sua dacia di Kuntsevo, ha paura del suo popolo e dei suoi stessi vassalli. Stalin era diffidente, lo è stato per tutta la vita. E più passava il tempo, più aumentava il suo potere, più diventava diffidente. Pensava che qualcuno volesse togliergli il potere. Stalin si sente circondato da nemici. Non si fida più di nessuno, nemmeno di se stesso, ammette. E più di tutti, il vecchio dittatore teme i propri medici. Quando Stalin aveva l'influenza, chiamavano il medico della clinica del Cremlino, che lo visitava scrupolosamente e gli lasciava delle medicine da prendere. Dopodiché Stalin chiamava un collaboratore fidato. Lo mandava in una farmacia fuori Mosca a comprare quelle stesse medicine e gettava via quelle portategli dal medico. Marzo 1953. Nei giorni dell'agonia, accanto a Stalin non c'è più nessuno. È comunque uno spettacolo grandioso, ma ormai del mito resta solo la facciata. Anche in questa occasione, Vassili è ubriaco. Poco dopo verrà espulso dalle forze armate. Passerà il resto della vita entrando e uscendo di prigione. Svetlana, la prediletta di Stalin, lascerà da esule la nazione che suo padre ha costruito. Beria, il macellaio di Stalin, morirà 9 mesi dopo, ucciso su ordine di quest'uomo, Nikita Khrushchev, il successore di Stalin. Da qui a 3 anni, Khrushchev definirà Stalin un criminale. Stalin era il diavolo in persona. Il diavolo in persona. Poi scompare anche l'eroe cinematografico. Stalin viene cancellato dalle proprie opere. Il film sulla rivoluzione d'ottobre subisce dei tagli. Stalin viene riportato a ciò che era stato veramente: un invisibile. Il film raccontava la fiaba del più fidato compagno di lotta di Lenin. Ora un marinaio copre la scena. È la destalinizzazione. Il mito ha fatto il suo tempo.